Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera faremo la carne buonissima. Lui è felice. Certo, si mangia carne. Carne. Allora, faremo della scaloppina di scaloppine di vitello. Ah. Io ho preso la scottona, che è meravigliosa. Che meraviglia. Però la faremo condita. Io le cose semplici, a te devo fare cose complicate, altrimenti mi dite tutti Betty, ma lo stai lasciando digiuno? Ma che digiuno? La dieta però. È finita la dieta. Siamo nella fase terminale della dieta. Allora, ragazzi, sono semplicissime da fare, però vengono molto gustose. Però vedo altri ingredienti. Prosciutto, questo è Emmental, okay. Farina. La prima cosa da fare è andare a infarinare le nostre scaloppine. Guardate come me la sono fatta tagliare, fina fina e piccolina. Quindi vitello, giusto? Vitello. Scaloppine di vitello, questa sembra la Sicilia. Questa vero sembra la Sicilia. Ok, le infariniamo tutte. La Sicilia. Stasera ricetta di carne. Buona, buona. Scaloppine quindi con... Prosciutto cotto e formaggio. Sì, vengono tenere. Poi il taglio di carne è importante, perché vabbè che si può fare anche con il maiale. Io oggi ho scelto il vitello. Ma si infornano? No. Lo sai che non si infornano. Che chiedo io. Lo sai, comunque la pasta com'è venuta, ragazzi? Deliziosa. La pasta. A chi piace il gorgonzola dolce. Ma anche a chi non piace, perché poi non venuta è che la senti buonissima, no? Molto ma è venuta presente. Buona, buona. Allora, infariniamo tutte le nostre fettine di scaloppine. Allora, amici, una volta infarinate le nostre scaloppine, dobbiamo andare ai fornelli. Okay. E poi vi farò vedere il resto. Intanto portiamo la nostra carne di là. Ho preparato una casseruola abbastanza grande dove possiamo mettere tutte le nostre fettine. Io la faccio con il burro. Burro e un goccio d'olio pure. Perché per me la scaloppina si fa anche con il burro. Quindi. Burro di che? Di arachidi? No. Burro di burro. Burro di burro. Ok. Un filo d'olio. Facciamo sciogliere il burro e poi andiamo a mettere la nostra carne. Il burro si è sciolto. Andiamo a mettere la nostra carne. Le nostre scaloppine. Che profumo, ragazzi, di burro. Che meraviglia. Stasera ho particolarmente fame. Queste sono le mie, vero? Questa è solo la tua porzione, amore. È giusto. La nostra, poi ci penseremo cosa cenare. È solo la tua. La dieta è proprio andata finita, proprio. Vabbè. Cosa? Cosa? Vabbè, la dieta almeno 2 settimane si fa. Vabbè, io l'ho fatta 1 settimana e mezza. Madre mia, l'ha fatta bene però, eh? Ok, mettiamo l'ultima, guarda, io proprio gliela faccio entrare. Ok, l'ho detto, è vitello questo. Questo è vitello, sì. Allora, facciamola rosolare da entrambi i lati, quindi siamo a fiamma alta, io non la metto bassa. Il burro lo facciamo scendere in tutta la padella, facciamola rosolare e le andiamo a girare le nostre fettine. Cominciamo a girarle. Queste vogliono proprio poco, come cottura. Ovviamente appena esce il rosso. Sì, ma poi lo vedi, guarda. Ok, che adesso noi le faremo cuocere proprio. Aspetta, perché questa pinza, non trovando l'altra. L'altra è quella di metallo? Sì. Ah. Con quella. Oggi una ricetta semplice, facile facile, veloce soprattutto. Ok. Non hai messo né cipolla né. Ora. Io ho sbagliato, ho detto anticipando. Ma aspetta! Ah, okay. Facciamo rosolare anche dall'altra parte e andiamo a condire le nostre scaloppine. Sempre a fiamma alta andiamo a sfumare del vino bianco. Niente segreto. Non è segreto. È segretissimo. Ok. E quindi si fanno continuare. Facciamo evaporare questo bellissimo, che stasera tua moglie ha tanta fame. Il profumo che si sente tra vino e burro è fenomenale. Meravigliosa, prendete questa, è la scottona, che è veramente buona. L'hanno tagliata proprio, me l'hanno tagliata. Ed è una carne, secondo me, tenerissima. La signora scottona. Scottona, una volta evaporato, abbassiamo la fiamma e andiamo a mettere un po' di sale. E andiamo a mettere del pepe. Ok, adesso deve cuocere a fiamma leggera, non troppo alta, e la andiamo girando, quindi la facciamo cuocere al momento senza nulla. Guardate amici, io la sto girando nuovamente, questa è una carne molto tagliata, molto fina, quindi si cuoce immediatamente, se non fosse per questa palettina. Okay. Si rigira. A questo punto cosa facciamo? Abbassiamo completamente la fiamma
Ma che profumo! Andiamo a mettere su ogni fetta di carne, questo diciamo che rende il tutto molto buono, andiamo a mettere del prosciutto in tutte le nostre fettine. Prosciutto cotto? Prosciutto cotto, sì. Ma volendo si può mettere il crudo? Ma certo, ognuno può mettere quello che vuole. Va bene. Io l'ho sempre fatto con il cotto, quindi... Ok. Guarda che bontà questo prosciutto. Una meraviglia, ma buono è. Allora. Buono questo, vediamo. Allora. Prosciutto cotto e andiamo a mettere il nostro Emmental. Formaggio? Formaggio. Tutte le fettine. Emmental, chi vuole l'Emmental? La devi smettere mentre cucino. Chi vuole qualcos'altro può mettere qualcosa. Certo. Allora, riempiamo le nostre fettine. Ne mettiamo un altro po'. Questa ai ragazzi piace da morire. Certo, questa è buonissima. Ok, a questo punto non deve mancare il coperchio. A fuoco lento? Fuoco lentissimo, il tempo che il formaggio si scioglie, la nostra carne è pronta. Proprio una ricetta molto, molto veloce, però buona. Amici, le nostre scaloppine sono pronte, guardate che meraviglia. Quindi spegniamo. Che squisitezza, si è sciolto il formaggio. Si è sciolto tutto, amore mio. Guarda che meraviglia. Una delizia. Avete visto? Comunque è una ricetta molto veloce, semplice, ma perché il taglio della carne è molto sottile, quindi si cuociono. Io sento un profumo meraviglioso. Una bontà. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta di questa sera. Se vi è piaciuta la fate, mi mandate le vostre foto che siete, no, bravi, ma molto di più. Noi ci vediamo domani a pranzo con le ricette di Betty e Marco. E vi auguriamo una buona serata. Un bacio a tutti, ciao da Betty e Marco. Giustizia per Beatrice. Ciao amici! Ciao amici!